Io non ho mai pensato di fare vino fino al giorno in cui ho deciso di farlo, no? Stavo facendo tutt'altre cose. A un certo punto sono stato in un'azienda, ho visto una realtà bellissima che era molto simile alla mia casa, alla mia storia, alle mie cose, con questa persona della mia età che faceva a suo tempo 33 anni e sono rimasto completamente folgorato, una roba bellissima e mi sono visto proprio una roba mia, una roba per me. Ho cominciato a frequentarlo, a sentire, a parlarci, a farmi consigliare. Lui mi ha detto: guarda, qui cioè, ti ci vuole un esperto per fare questa cosa, no? E lui mi ha detto: guarda, se vuoi te lo faccio io in amicizia. E io però gli ho detto: guarda, Yuri, io sinceramente cioè, non penso sia possibile, perché cioè, penso che quando faccio una cosa la farò con un'intensità tale, cioè che non è. Non sarà possibile farla in amicizia, meglio non cominciare nemmeno. Cioè, no. Però per me era una cosa molto personale, cioè io stavo nella vigna la mattina alla sera a girare le foglie, a cosare, a pranzo, cioè capire, era pazzia completamente. Cioè. Noi poi abbiamo 7 vigne in 7 posti diversi, tutti sui cucuzzoli, sulle cime delle colline, con dei terreni incredibili. Si lavora con delle vigne che hanno 78 anni, una c'ha 135 anni, una ce n'ha 98, una c'ha. Cioè, c'hai sempre tanti materiali su cui giocare, per cui c'hai un vino che ha più struttura, un vino che ha più trasparenza, un vino che ha più, senti, il sasso. Più. Da una parte mi piacciono molto le trasparenze, da una parte c'è questa la vivacità dei vini, quando assaggio il Glenlivet Testamanta c'è un'energia, una vivacità, una freschezza, una forza incredibile.